Allora devo essere io. Non me l'aspettavo, forza. Alla posta del nero. Allora, Martin Brochard, veramente per noi è proprio una grande emozione, un grande regalo averla qui con noi. Voi sapete che attrice straordinaria. Su questo libro che presenteremo oggi c'è anche una mini biografia. Dice che è parigina, che ha studiato danza classica e anche jazz, e ha iniziato a lavorare giovanissima per la televisione, teatro e cinema, e ha debuttato in Venezia con François Truffaut, cioè stiamo parlando del massimo della cinematografia mondiale. Ha pubblicato due racconti per ragazzi, tra l'altro sono deliziosi, li abbiamo letti, La gallina blu e gli altri racconti, e Zaffiretto, il vampiretto e altri racconti. Adesso invece arriva questo libro che si chiama I miracoli esistono solo per quelli che ci credono. Io mi aspettavo che la presentazione la facesse Rossella Pozzi, che adesso si nasconde, sta lì da una parte, e però poi in qualche modo vedremo di... No, perché è lei che ha letto questo libro e mi ha convinto poi assolutamente a leggerlo. Ha fatto benissimo, perché un'esperienza, come posso definire, forse come le piogge romane, sono di breve durata ma di alta intensità, sono solo 100 pagine, però è una cosa che assolutamente vi consigliamo di provare. Intanto ringrazio Martina per la disponibilità, anche per il lavoro che fa per il Premio Cinema Giovane, Festival delle Opere Prime, e una dei giurati, come Roberto Leone, peraltro, e quindi che dà assolutamente lustro a questo nostro sforzo, a questo nostro, diciamo, questa cosa che facciamo per passione, arrivata alla 16ª edizione. Io vorrei estrarre qualche pillola da questo libro, le cose che così mi hanno colpito un po' di più sono cose naturalmente di tipo personale. Allora, la prima è proprio l'esitazione a Esergo, ecco perché ho voluto che Roberto rimanesse, perché Roberto Leoni ha scritto un testo che è stato scelto da Alejandro Jodorowsky per girare Santa Sangre, che è uno dei 500 film migliori, diciamo, di tutte le epoche. E ad esergo di questo film c'è una citazione proprio di Alejandro Jodorowsky, e che ha molto a che vedere con questo Santa Sangre, perché dice: il solvente universale è il sangue di Cristo, una goccia del suo sangue nel tuo cuore dissolve tutti gli altri sentimenti, rimane solo l'amore. Ma come diciamo a tutti che non bisogna parlare in sala? Allora, nonostante... Lui ha scritto un libro bellissimo che si chiama, buonasera a tutti, I Vangeli per guarire, penso che non so se l'avete letto, è bellissimo proprio. Allora, prima di darti la parola, voglio continuare con qualche provocazione, con qualche estrazione. Perché credo che ci possa un po' aiutare in qualche modo, e anche magari speriamo a far venire la collina in bocca agli eventuali futuri lettori, no? Di così. Intanto la struttura. No, volevo solo dire che tanto questo non è un libro da comprare, è qualcosa che ho vissuto, e alle persone che hanno avuto la stessa malattia mia aiuta molto, e anche altri, è solo quello. Dove se volete comprarlo, non è per dire che cosa vado a leggere. No, allora, io non ho avuto nessuna malattia, devo dire la verità, però sono molto grato a te di aver scritto questo libro, per cui secondo me è valido per tutti, non è solo una condivisione di esperienze, eccetera, ma è proprio un'esperienza sensoriale. Ma, diciamo, tra l'altro l'articolazione è molto bella, perché intanto è scritta in un italiano straordinario, quindi vorrei capire se l'hai scritto, che non è la tua lingua madre, l'hai scritto direttamente in italiano?
Sì, io scrivo in italiano, facendo anche tanto teatro, io penso in italiano, perché se no non arrivi a poter recitare bene, è molto difficile, se no impari, ma non per recitare bisogna pensare nella lingua. Ah, ecco. Ah, sì. Dicevo, la struttura del libro è particolarmente gradevole perché alterna, diciamo, l'esperienza, il momento esperienziale con delle liriche bellissime del papà, diciamo, di Martin Brochard, si chiama Roger Brochard, sono delle liriche, credo che di qualche decennio fa, diciamo a occhio e croce, e sono veramente bellissime. La prima ha una frase che è straordinaria: l'amor a ses raisons, que la raison oublie, elle aime les maisons des riches qui s'ennuient. Quindi la morte ha le sue ragioni. Ah, c'è anche la traduzione. Vabbè, comunque, diciamo, la morte ha le sue ragioni, che la ragione dimentica, ama le case dei ricchi che s'annoiano. Estremamente interessante. Poi invece alternano anche delle fiabe che non sono le vecchie fiabe che avevi già scritto, sono favole nuove, no? Sì, diciamo che quando sono partita per scrivere questo libro, dopo questa esperienza, sapevo che dovevo partire con le poesie di mio padre, che ha scritto quando è morta mia madre a 49 anni. Poi le mie favole che volevo mettere dentro e i testi di mio marito che ha scritto a teatro dal Caravaggio, a tanti testi. E sono partita con questo. È un libro che non ha capitoli. Diciamo che i capitoli sono le favole raccontando una tragedia, diciamo. È proprio così. Un altro brano che mi ha particolarmente colpito è questo. Facendo naturalmente la rabbia di Rossella, perché io metto le orecchie che lei odia i libri, però io così riesco a trovare le cose. Allora, credo che l'ombra di ognuno di noi sia il nostro angelo custode che si fa vedere quando c'è il sole, e per questo motivo che in inverno siamo più tristi, spesso non c'è il sole e così non lo possiamo vedere. Vorrei tanto abbracciare la mia ombra, ma non ci sono mai riuscita. È come l'orizzonte, più cammini e più si allontana. O come la luna o il sole, che non riescono mai a baciarsi. E quindi vedete che, voglio dire, c'è grande padronanza del mezzo espressivo, ma c'è anche poesia, evidentemente. E di queste cose ce ne sono proprio tante, devo dire, adesso non mi voglio annoiare troppo, però qualcuna... Senza la poesia come potremmo vivere? Esatto, bravissimo, è giustissimo. E poi, ovviamente, la frase che dà il titolo al libro: i miracoli esistono solo per quelli che ci credono. Mi disse una volta il mio medico Tito Scalzulli, e come la fede esiste solo per quelli che la cercano. E questo, diciamo, poi l'aspetto anche spirituale non è per niente trascurabile, ovviamente, in questo libro. I miracoli esistono solo per quelli che ci credono? Forse, puntini di sospensione. Beh, questo non è che poi, questo non è un libro a tesi, non dimostra nulla e quindi poi sarà, come al solito, nell'occhio di chi guarda e di chi legge che ci potrà in qualche modo. Quando ero bambina sognavo di fare l'attrice o la suora. Tutto questo può sembrare forse un po' irriverente, ma secondo me non lo è. Sono due scelte dettate da una profonda sete di infinito. No, vogliamo commentare questa domanda? È una cosa completa, fare l'attrice, anche devi dare tutto, è una cosa coinvolgente. Hai bisogno del pubblico, hai bisogno, cioè, e la fede è anche lo stesso, voglio dire, è coinvolgente, ti apre tante porte nella testa, è qualcosa che ti può sostenere, se ce l'hai veramente. Dopo sì, infatti l'ho detto a mio padre, l'ho detto no, tu sarai l'attrice. Poi c'è una cosa che mi ha molto colpito, mi ha fatto anche molto piacere, è molto bella, perché
si riferisce a tuo figlio, e dice: dopo un po' che mi osserva in silenzio, mi dice una cosa che scalda il cuore: sono fiero di essere tuo figlio. Si è sottenuto, ce l'ho una cosa sua, me la tengo nel cuore e vicino al muro. Un'altra cosa che mi ha colpito è questa: la mia amica José Greci dice sempre che per fare il malato bisogna avere una salute di ferro. Così? Sì, c'è una cosa, perché in generale quando sei veramente malata ti fanno fare delle cose allucinanti, hanno mangi tutto il giorno perché devono fare delle analisi, ti portano in un posto per fare delle radiografie, aspetti ore, fa un freddo terribile. Cioè, devi essere proprio forte per resistere a tutte queste cose, perché lo trovo giusto questo, però devi essere proprio battagliera, capito? E chiudo questa estrazione di titolo con le orecchie, che mi piace una rossella, con una cosa che ti voglio dire, sei inorgoglito, perché a un certo punto Martin dice che i film che amo sono La vita meravigliosa di Frank Capra, Mary Poppins e Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Due su tre di questi film sono nel nostro programma di quest'anno, non l'avevamo concordato, è così, è venuto fuori così. Magari, visto che sono i film della tua vita, quando li facciamo, perché non vieni e ne parliamo insieme? Sono triste, quello lì è perfetto, perché Mary Poppins. Allora, dopo due libri di favole per bambini, un libro che aiuta gli adulti. Perché? Sì, diciamo che io avevo finito di girare l'Alto di Ponente per la televisione, ero molto stanca, però ho detto, vabbè, l'ho messo sul conto ovviamente del lavoro, e abbiamo fatto un piccolo viaggio con mio marito, ma dormivo dappertutto, che non sono un tipo così, io sono molto... E alla fine lui doveva fare delle analisi, io sono andata a fare delle analisi e mi hanno detto, lei ha la leucemia. E devo dire che ho avuto una reazione orrenda, proprio, cioè, ho odiato tutto il mondo intero, mi sembrava che crollasse il mondo, infatti... Io sono andata un attimo nella foresta per urlare, perché quando arriva una notizia così, è proprio il tuo mondo che sballa completamente, tutte le tue sicurezze, tutte quelle che pensavi, che sono anche quando parli con le persone, no, non ti preoccupare. Non ti arriva a te, tu non, sei molto fragile, non capisci più niente. Sono tornata e c'era il medico e il mio marito che non dicevano niente, nemmeno il mio marito era uno che sapeva parlare benissimo. E da lì è partito tutto un percorso che per di più è stato veramente difficile, perché prima mi sono fatto curare a Roma nel 2003, non vi dico dove, e non facevano niente, e stavo finendo la squadra là invece. E era sempre di più queste problemi anche. Ero arrivato a una cifra tipo 200.000, dormivo sempre, e c'è stato un piccolo miracolo, mi ha chiamato questo mio amico Crociti, Vincenzo Crociti, ve lo ricordate, e mi ha detto, guarda Martin, tu devi andare a Padre Pio, a Casa Sollievo della Sofferenza. E io sono credente, allora ho detto, sì, devo andare. Abbiamo preso il treno che è arrivato in ritardo, io ho chiamato questo ematologo, il treno è arrivato in ritardo, il pullman, tutto, insomma, non ci sa più. Invece ci aspettava, ha guardato tutto quello che ho portato e mi ha detto, però devo rifare tutto, anche perché noi facciamo sempre, no, insomma, avete già preso 24 tubi di sangue, due giorni fa, non ti preoccupare, tipo non chiedi proprio solo. E vabbè, e da lì è cominciato, e ho fatto le prime chemio, che sono sempre sei cicli, no? E quando siamo usciti dal primo ciclo con mio marito, mi ricordo, c'era la neve, e avevo ovviamente, ero completamente abbruttita dalle chemio, però ho sentito la neve, l'aria, è stato bellissimo. Allora, ho tolto la maschera che mi avevano detto di non togliere, ovviamente, e con mio marito ci siamo baciati perché era il giorno del suo compleanno.
Poi ho fatto tutto un anno di canyon, sempre di cicli, e l'anno dopo mio marito non stava bene e io ero preoccupata perché lui ha vissuto tutte queste cose. Essendo una persona sensibile, vedere una persona che ami vicino e che non puoi fare niente, è veramente brutto. Comunque abbiamo portato in ospedale mio figlio, io con la maschera, proprio che per mio figlio è stato molto difficile, e gli hanno scoperto un cancro allo stomaco. E questo, ho detto, dai, no, credo che non ce la farò, però le ultime canyon di questo ciclo che avevo da fare, ero alla quarta, mi hanno permesso di curarlo per tutti questi mesi, anche se sono andata anche a lavorare, perché lui mi diceva, no, ma devi finire la squadra, dai, adesso va bene. Devo dire che sono stati molto carini con me a tutti. E sono andata comunque a lavorare, mi ha portato mio figlio, sono tornata, avevo lavorato e fino all'anno 2006 l'ho curato e lui è morto alla fine dell'anno. E io sono andata da preti, amici, e devo dire che in questo cammino io ho sempre trovato stranamente dei preti giusti al momento tragico. E questo mio amico mi fa, ma sai, Dio dà solo quello che si può sopportare, no? Ho detto, forse non un po' sottovalutata, non credo che ce la farò. Però piano piano ho capito che nella vita devi fare una scelta. O piangi, o molli, o se no devi dire sì alla vita e andare avanti. Non è che devi dire non parto da zero, dico, no, ma devi continuare a vivere trovando un equilibrio. È stato molto difficile perché con mio marito lavoravamo insieme, facevamo teatro, cinema, dove è stato veramente difficile e lo è tuttora, però adesso posso dire che con tante persone li aiuto io e questo mi fa molto piacere. Comunque io ho fatto quasi 10 anni di Kenya e uscendo da lì adesso faremo sicuramente un'altra edizione perché c'è un altro miracolo. Io quando sono uscita da lì mi hanno detto sì, vabbè, ma non è che sei guarita, no, vabbè, dico, ma i miracoli, cioè, il mio ematologo dice, i miracoli esistono solo per quelli che ci credono. E infatti dopo tutti questi temi, un giorno mi chiama il mio ematologo e mi fa, guarda Martina, hanno scoperto, io sono andata in America, andavo nei congressi, hanno scoperto una nuova medicina, per questo che la ricerca è veramente importante. E avendo trovato questa medicina che era solo a San Giovanni Rotondo, io dovevo andare ogni mese a ritirare questa scatola, per 3 anni ho fatto questo. Ma piano piano comunque io mi sentivo bene e non facevo più le chemio. E adesso finalmente la ANS di Roma, da 2 anni a questa parte, ha questa medicina e stanno salvando un sacco di gente. Dunque, anche questo, il mio editore ha detto, forse facciamo qualche pagina in più per spiegare anche alla gente che delle volte, insistendo, credendo, io non voglio parlarvi della mia fede perché forse non è il posto, non lo so, ma per me è stato molto molto importante e continua a esserlo, credendo che qualcosa può succedere, succede. Allora io dico che a questo punto bisogna dire sì alla vita. Evviva. Grazie. Qualcuno di voi ha qualche curiosità, vuole chiedere qualcosa sul libro, ma anche sulla carriera straordinaria di Martine Brosciano, che comincia come ballerina un po' dappertutto, però poi come è andata a finire che sei arrivata in Italia? Beh, io sono arrivata in Italia perché Pietro Germi è venuto a cercarmi in Francia, perché era la prima cosa che si faceva in Italia sulla televisione a colori. Si chiamava I giovedì della signora Giulia e lui che era una coproduzione Francia-Italia e lui è venuto e ha scelto me per fare la ragazzina. A quel momento c'era Claudio Gora, c'era tutto gli attori lì dentro e mi ricordo che lui era malato a quel momento, aveva un cancro Germi
E che anno stiamo parlando, più o meno? 71, qualcosa del genere. Dunque, lui ha prodotto questo lavoro, e mi ricordo che dopo aver visto questo lavoro mi ha detto dentro la porta, me lo dicono ancora, ma vedrai tutta la carriera, che a me mi sembrava meraviglioso, non di aver fatto prima questa piccola cosa che fu a Parigi, poi un film di televisione, poi avevo fatto anche a Parigi una cosa, un feuilleton, diciamo, che andava bene, Pietro Germi, era bellissimo, no? E poi sono tornata a Parigi, poi di nuovo Roma, poi mi piaceva l'Italia, poi la mia vita, comunque sono rimasta in Italia, ho scelto la parte più difficile, cioè imparare di nuovo una lingua per poter fare anche cinema, teatro, televisione, tutto. Però sì, c'è delle persone che mi dicono, perché non sei rimasta in Francia, che forse era più facile, è vero, ero partita del... Non lo so, nella vita ci sono delle cose strane che forse bisogna seguire, è come un mare, non la vita. Uno segue quello che sente, sbagliato o no, non lo so, però è stato così per me. Questa formazione di base da pandemia ti è servita anche in Italia? So, per esempio una giornata alle Foglie, cioè, come hai continuato anche poi a utilizzare questa bravura, questa diciamo tutto questo impegno, no, di formazione? Sì, perché io avevo fatto la scuola drammatica a Parigi. E per me il ballo, perché recitare senza il corpo non è possibile, cioè è una cosa che dopo ho insegnato, perché non si può, tutto fa parte di te, anche soprattutto anche la cinema, che ancora che proprio si riprende dappertutto, che tutto è recitare, non è solo il primo piano, diciamo, americano, è proprio tutto il corpo, è vero. Io avevo provato a far fare anche delle camminate, no? Allora, una camminata triste non può essere come una camminata gioiosa. E tutte queste cose fanno parte di un bagaglio dell'attore, proprio su questa copertina. Non è che poi tu offri tutto il tuo corpo, la tua mente a un personaggio. Se un personaggio, non so, che zoppica, devi imparare, un personaggio che deve soffrire, non può camminare nella stessa maniera, il corpo deve sapere, come per me è stato importante la danza. E devo dire, c'è una cosa bella che adesso per anni non ho potuto riparare, non ha toccato niente, perché ero proprio con questi cose che mi hanno fatto, e da poco ho ricominciato, e per me è una gioia pazzesca. Dunque, intanto nel frattempo è arrivato il nostro fotografo, che ringrazio. Prima che vada via quel signore lì, che si chiama Roberto Leoni, sto dicendo a te, prima che parti via Roberto Leoni, perché Roberto Leoni erano pintati e prima abbiamo, tu non c'eri, allora fai una foto anche a Roberto che sta uscendo adesso, magari qui. Davanti prima che se ne scappi, se no. Oh, e invece l'attività teatrale che è stata molto intensa, no? Ci racconti qual è? Ecco, raccontaci un attimo dell'attività teatrale. Beh, diciamo che c'è una cosa che tutti hanno visto, forse anche voi che vedete spettacoli, quello che ho fatto a Sistina con Don Remino, Taxi a due piazze. È stato molto bello, perché per la prima volta hanno ripreso il teatro e l'hanno fatto andare dopo il telegiornale di Rai 1, che non si è più fatto dopo questa cosa qui. Era una cosa incredibile. Poi ho fatto una giornata alle Folie, che era la vita di Toulouse-Lautrec, dove lì faceva una cancanone, ovviamente. Lì ti è servita tutta la formazione francese. Io ho dovuto, era molto difficile, perché ho imparato a ballare il cancan, che è molto faticoso, e a parlare dopo, che all'inizio era una cosa, facevo eri senza fiato, facevo il ballo a darle quindi così, e tornavo, e dopo ho imparato proprio a tenere, ho fatto questo, ho fatto la vita di Caravaggio, che è stato uno spettacolo molto bello, dove facevo una zingara che ballava anche lì. Questo è scritto da tuo marito, no? Sì, è scritto da
da mio marito, poi tanti altri spettacoli ho fatto, anche i classici con Paolo Ferrari, Terenzi, ho fatto, che erano molto divertenti, mi ricordo questo, no, il teatro tantissimo. Ma io devo dire che sono fortunata nel senso che nel mio lavoro ho fatto cinema, teatro, radio, doppiaggio, cioè ho fatto tutto, dunque io sono contenta di questo. Sai che mi piacerebbe adesso fare? Doppiare i cartoni, i grossi cartoni, perché come scrivo favole, più i cartoni, cioè a me mi piace un sacco, non so cantare, ballare sì, ma cantare no, però per doppiare si sarei felice. Poi i più grandi attori ormai sono chiamati a doppiare chiamiamoli cartoni, ma tutti i film dell'animazione, diciamo la verità, sono i film più belli in assoluto, eh? Sì, poi perché è proprio lì che la fantasia più pura è una materia che viene plasmata dallo sceneggiatore, dal regista, eccetera. È lì che si può esprimere la fantasia assoluta. Sì, no? Spesso però prendono cantante, ho visto perché cantano, capito? Ah, beh, sì, però non sempre. No, non sempre. Però io, ecco, si sente qualcosa, io sono... Allora, Rossella che si nasconde in un video che è qua. Forza, tu mi hai convinto a fare questa cosa e poi ti nascondi, vieni qua. Allora, a parte la contrarietà per le orecchie sul testo, cosa ci vuoi dire? Vieni, vieni. Posso dire che il libro di Martini ha molto toccato, molto emozionata, tra l'altro ci sono anche delle strane coincidenze nella sua storia, nella mia storia, ma quello che mi piace è lo spirito che lei ha, la fede che ha e che le traspare dagli occhi. E quindi penso che sia un libro proprio da leggere, da rileggere, perché anche nelle piccole frasi c'è una grande forza, una grande anche fiducia nella forza della persona, nella capacità che la persona, sono anche un po' stanco, un po' emozionata, sto facendo un po' le cose, però c'è proprio un libro che dà molta pace, dà molta forza, veramente lo consiglio proprio per il difetto che ha fatto me, credo che lo può fare a tutti voi. E poi è una persona meravigliosa, quindi soprattutto. E poi è la nostra, è una dei nostri, i nostri giurati per il premio Cinema Giovane. L'abbiamo detto, ma è bene ricordare. Sì, ne ho già visto uno. Sì. No, la costringiamo a fine anno a delle maratone, diciamo, di vedere film, insomma, questo è tipico dei giurati, insomma, e lo fa con piacere. Molto questo posto mi piace, l'arte che è bellissimo, perché l'arte è come la fede, fa l'uomo, senza l'arte che siamo, senza la poesia. Poi la fede è bellezza, è infinito. Se volete vi posso leggere una poesia di mio padre? Sì, come no, assolutamente. Roger. Roger Bouchard, bellissimo. Allora, questa non te l'ho detto, ma quando ho mandato il mio... io lavoro anche con la Radio Vaticana, dove si fanno le volte dei commenti. Io ho mandato il mio libro a Papa Francesco, perché io l'ho chiesto a loro. Mi hanno detto, ma sì, lo puoi mandare, tanto lui non arriva a San Pietro, lo possiamo portare da Santa Marta. E la cosa incredibile che io mi sono non scordato, me l'ho mandato, invece una settimana dopo mi è arrivata la lettera che mi ringraziava. Sì, l'ho letta, bellissima. No, è una cosa che io sono rimasta... Molto bella. Cioè, sì, questo è stato veramente un bel regalo, devo dire. Allora, mio padre era... una persona che era un architetto, ma suonava il banjo, faceva, dipingeva le poesie, è stato prigioniero, ha scritto anche durante la guerra. E quando è morta mia mamma, lui ha scritto delle poesie che io non, quando ho cominciato a leggere, piangevo sempre, ho detto vabbè, non arriverò mai a metterle nel libro proprio. Però c'è una grande invidia dell'infanzia
adesso vi leggo questa, non so se è chiaro. La vita eterna. La vita è un punto rosa che fugge e si posa all'inizio di un sentiero per attraversarlo in una sola tirata. Poi il punto si trasforma, diventa una forma all'inizio della via per attraversarla con grande vitalità. La strada gli sta davanti, quando la via è svanita e in lontananza il suo sguardo scorge un viale steso, senza fine, seminato da tante insidie che ad ogni passo inciampa. Vorrebbe tornare ai suoi primi ricordi, a questo viale senza fine, preferisce la via, ma girandosi capisce il suo tormento, i segnali di divieto. Ad ogni passo l'hanno seguito. Bisogna continuare e sempre avanzare. Il viale superato trova l'infinito. Sognando sulla sponda vede, venendo dal nord, il zero aereo, che si ferma a proposito, perché lui stesso si impegna, lasciando i suoi bagagli, al punto rosa che sta arrivando dritto dall'altra sponda e che riparte altero sul piccolo sentiero che conduce alla strada delle catene senza fine. Allora, qualche altro commento, alla sala, richiesta di curiosità? Non si arrepide, ecco, un attimo che possiamo portare il microfono di giù. Il microfono sta qui però. Sì, sì, tengo. Questa volta lo tengo chiuso, è quando è andato là. I miracoli di Dio. Non solo per quelli che ci credono, ma ci credono. C'è una, non so, lei ha avuto un po' all'inizio, no? Sì, sì. Vagamente ispirato, ricorda un po', ah, sì? La magia di alcuni film. Ah, di Profusi, sì. Io ho fatto Baci Rubati, ma una piccola parte, però ero molto bello. È il mio preferito. Ah, sì, è vero. È vero. Ma lui era un personaggio straordinario. Ha fatto pure la corte, ma io non me ne sono accorta perché ero troppo giovane. Come è stato lavorare? Ma è stato bello perché era una persona a parte molto preparata e poi sapeva esattamente quello che voleva, questo era proprio, poi ti sentivi a tuo agio, non ho avuto, anche se erano delle prime volte che uno ha paura, no? Un regista così, no, ma adesso al mio agio, tutto non è stato molto bello, mi ha portato pure al cinema a vedere i film di Buster Keaton. Io l'ho portato da mio padre, mi ricordo, ed era in questa piccola casa che mi piaceva molto, e mi ha portato anche a casa sua, abbiamo parlato, cioè io non ho capito nulla a quell'età, cioè non ho capito che lui comunque mi avrebbe portato al di là. Allora, altre curiosità? Potete avvicinare quel microfono, grazie. Scusate che in genere lo faccio io, ma mi sono infortunato un ginocchio. Eccolo qua, qua. Ma il nostro fotografo ha fatto giusto. Grazie. Volevo sapere perché quella medicina di cui parlavi era solo a San Giovanni Rotondo. Dunque, era solo a San Giovanni Rotondo perché il mio ematologo l'ha portato lui dall'America. Dunque, ha cominciato così e poi non si sapeva bene, sapevano un po' i risultati, però l'hanno un po' sperimentato per 3 anni. Io mi ricordo che prendevo anche delle medicine per esempio prendere un antibiotico perché potevi prendere delle malattie, eccetera. Cioè, anche altre medicine, un momento l'ho chiamato e gli ho detto, guarda Tito, io voglio togliermi tutto.
Allora, come mi conosce, bene, siamo diventati amici, ormai ho visto crescere i suoi figli, ma mi fa prova, perché non sappiamo che succede. E io ho provato delle cose, dunque, abbiamo fatto per 3 anni un po' di cose diverse, adesso curano delle persone solo con le pillole. Io ho un mio amico, giovanissimo, da nemmeno 40 anni, che fa una cosa bella perché dà sangue, e ha dato il suo sangue e l'hanno chiamato perché aveva 60.000 globuli bianchi, ho detto che ho fatto, c'è la leucemia. Allora, infatti, aveva la leucemia, ma il professore adesso lo cura solo con questo, lui ha tutto il percorso di niente, prende le pillole come se, cioè, un'altra malattia non grave come quella, prima la gente moriva, io mi ricordo nel mio reparto ho visto tanta gente morire, cioè, dunque è veramente una cosa, infatti adesso dobbiamo parlare di questo, c'è una mia altra amica che vuole fare un convegno, cioè, perché è troppo importante, e anche le persone che hanno dei problemi al cuore adesso, con questa medicina non devi avere problemi al cuore, però tutti i cardiologi si sono riuniti per vedere di dare una cura per poter prendere questa malattia, si trova la leucemia, dove è un movimento molto importante. Veramente la ricerca fa dei progressi enormi, enormi. Quindi è un misto di fede e medicina, è stato l'esperimento giù a San Giovanni. Esatto, ma la fede mi ha molto aiutato, mi ha dato tanta forza, ma c'erano dei momenti talmente bui, talmente difficili, che io mi ricordo un giorno dicevo al prete che passava, perché ci fa la comunione tutti i giorni, no, in questo ospedale, e io ho detto, poi mi ha detto, nessuno deve entrare in camera tua, no, non si può, ok, lui è entrato con la barba, perché erano tutti la barba, San Giovanni Rotondo, sono cappuccini, no, e dico, ma io non arrivo nemmeno più a pregare, talmente sono stanca, mi dico, ma è questo la tua preghiera, non ti preoccupare, e mi ha baciato, dopo l'ho detto al mio ematologo, mi ha detto, che dobbiamo fare? Okay. Un'altra frase che mi ha molto colpito è questo, dove dice una cosa bellissima che riguarda te e tuo marito, cioè tu dici amavo i suoi difetti e lui amava i miei, tra parentesi non tutti ovviamente, la gran parte, non è forse questo il segreto dell'amore? Eh sì, per me, perché all'inizio quando uno si conosce è tutto meraviglioso, poi piano piano tutti abbiamo dei difetti, nessuno è perfetto, né l'uno né l'altro, però quando c'è amore, alla fine ti piacciono quei difetti, quando fa delle cose che da un'altra persona ti farebbe venire i nervi, dice, ma l'ha fatto ancora tutto carino, lo amo. Ecco, ma è vero, io credo che è proprio la chiave dell'amore, anche amare i difetti dell'altro. Evviva! Qualche domanda, qualche curiosità? Bene. Ci rivedremo. Allora, grazie, grazie moltissimo a Tim Brochard di questo regalo. Grazie per essere venuto. Grazie. Io sono qua. Giampaolo, ma devi fare una foto con Adriano. Ma che vedi il signore? C'è il signore che parla. Ah, eccolo qua. Evviva. Grazie veramente. Ve la posso fare un altro lavoro? Sì, sì. Io ho tanti altri lavori. Ah certo, certo. E quindi e lo organizzi tu? Sì.